Luigi De Magistris, vi dico come pensavo di svolgere la prima parte della discussione, perché come dicevo prima stiamo scavallando tra il livello locale e il livello nazionale, e però visto che prima ho fatto riferimento alla TAV, al TAV meglio, non posso non ricordare una definizione che ha dato Marco Ravelli quando ha detto che il TAV Torino-Lione è un paradigma, perché naturalmente è un paradigma del tipo di società, del tipo di sviluppo che si vuole portare avanti e a cui noi invece stiamo tentando di portare avanti un'alternativa. E quindi, dopo aver sentito l'intervento del compagno De Magistris, io darei poi la parola a Luca Giunti, che adesso è stato presentato come naturalista ma è anche molte altre cose e soprattutto è un conoscitore del territorio in cui ci troviamo, e quindi partirei dal livello diciamo più locale, ma ovviamente io do solo degli spunti, poi i compagni e le compagne che intervengono saranno loro a valutare su quali contenuti ritengono più opportuno intervenire. Darei poi la parola a Francesca Frediani, che come è stato detto è al momento la rappresentante di Unione Popolare nell'ambito del Consiglio regionale, che sicuramente darà diciamo una declinazione maggiormente estesa sul livello regionale, magari anche con un occhio alle prossime scadenze che non sono domani ma sono diciamo abbastanza vicine. E poi infine darei la parola al nostro segretario Maurizio Acerbo, che diciamo penso dovrebbe poi intervenire su un piano di maggiore anche complessità, ma anche qui ripeto, io do solo lo spunto e poi sarà lui a scegliere su quali argomenti svolgere la discussione. Come diceva Michele, finito il primo giro di questi tre interventi, lasciamo la parola per domande e considerazioni al pubblico e faremo poi un secondo giro con i nostri ospiti in risposta alle sollecitazioni che verranno loro. Non so a che punto siamo con il collegamento, perché siamo un po' nella classica situazione, no, in cui bisogna tentare di riempire il vuoto, nel senso che potremmo anche iniziare già con un primo intervento e poi appunto nel momento in cui tecnicamente siamo pronti possiamo poi procedere con De Magistris. Io darei quindi la parola a Luca Giunti, vediamo di fargli arrivare il microfono. Ci arriva, ci arriva. Buonasera a tutti, un po' tiratino. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Se ci riusciamo, no, ma posso stare? C'è? C'è un nodo. Ok. Se tutti i nodi che abbiamo davanti a noi si sciogliessero con questa facilità. Allora, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Mi sembra di aver capito che devo dire qualche cosa sul TAV. Come sapete, faccio parte da molti anni della commissione tecnica, quella che aiuta le amministrazioni comunali e il movimento Notava a studiare i documenti, i progetti e vedere quali cose ci sono da contestare lì dentro. Continuiamo a farlo, ancora in questi giorni, ancora l'altra settimana abbiamo accompagnato, c'era anche Francesca, i sindaci di San Didero e di Bruzzola in una visita ufficiale all'interno del cantiere di San Didero. Cosa dire dopo tantissimi anni di questa storia? Provo a mettere giù due o tre cosette. Primo, più passa il tempo, più i quattro argomenti storici di opposizione diventano sempre più solidi e sempre più documentati. I quattro argomenti storici quali sono? La Torino-Lione è inutile. Non servirà a spostare i camion dalla strada alla ferrovia. La ferrovia esistente è ampiamente sottoutilizzata, è stata ammodernata, eccetera, eccetera. Secondo, costa l'ira di Dio, costa un sacco di soldi e tutti questi soldi sono pubblici. Ci tengo a ricordare che
nel lontano 92 qualcuno raccontò la storia, e viene raccontata ancora oggi quando si presentano altre grandi opere, racconta la storia che siccome è un'opera redditizia non sarà solo a carico delle casse pubbliche, ma ci saranno anche dei privati che ci investiranno. Quest'opera è la dimostrazione che questo è falso. È 30 anni che non c'è un centesimo che non sia pubblico, italiano, francese, europeo, pubblico deve essere. Inutile, costosissima. È devastante per l'ambiente, ma molto di più di quello che ci sembra adesso, che ci sono due cantierini piccolini. Non mi ci dilungo, tanto sono cose che conosciamo e che possiamo trovare facilmente documentate. Ma segnalo solo che, non so se vi siete accorti, negli ultimi mesi, diciamo nel 2023, è diventata un po' più forte, forse per la prima volta, l'opposizione a quest'opera dal lato francese. C'è stata una bella manifestazione nella Maurienne un mese fa, eccetera, eccetera. La ragione principale per la quale c'è questa opposizione adesso dal lato francese è che adesso dal lato francese hanno i cantieri aperti. Adesso si sono accorti che cosa vuol dire avere i tir che entrano dentro i paesi di montagna. Adesso si sono accorti di che cosa vuol dire avere le polveri di questi camion. Si sono accorti di cosa vuol dire avere le sorgenti seccate. E quindi danno ambientale devastante, irrecuperabile. Già 3 anni fa la Corte dei Conti europea, quindi non dei pericolosi notava, anarco insurrezionalisti, eccetera, eccetera. La Corte dei Conti europea, fatta da economisti, fatta da gente di Bilderberg, di quella roba lì, aveva messo nero su bianco su 8 progetti europei, uno era questo, aveva scritto che non era più sostenibile dal punto di vista economico e dal punto di vista ambientale, perché i suoi ipotetici e molto fantasiosi vantaggi, visti i conclamati ritardi e il cambiamento del mondo, dovevano essere spostati intorno al 2080. Ora, il 2080 non è neanche una data. Va bene, tra 60 anni da oggi non sappiamo assolutamente come funziona il mondo, non ci concederebbero un mutuo, non ci farebbero un'assicurazione da qui al 2080. L'ultima ragione, 1, 2, 3, 4, l'ultima ragione che dal mio punto di vista è forse la più importante e quella anche più evidente sempre di più, è che quest'opera è portata avanti in maniera truffaldina. I racconti che vengono fatti, gli annunci che vengono fatti, sono, nella migliore delle ipotesi, degli specchietti per le allodole. In qualche caso sono dichiaratamente falsi. Eppure c'è una narrazione che continuamente gli sta dietro. Vi faccio un esempio. Noi tutti dovremmo smettere di chiamarla Torino-Lione. La Torino-Lione non esiste dal punto di vista progettuale e non è mai esistita. Non esiste a oggi, agosto 2023, nessun progetto dal lato francese da Lione alle Alpi. Non esiste a oggi dal lato italiano nessun progetto nuovo da Bussoleno a Torino. Quindi dovremmo chiamarla tunnel sotto le Alpi, dovremmo chiamarla Saint-Jean-de-Maurienne-Bussoleno. È questo di cui stiamo parlando, eh? E solo questo, per tornare al primo punto, costa un po' più di 10 miliardi. E sono soldi buttati via. L'ultima cosa che posso dire come giro introduttivo, non voglio occupare troppo spazio, ha ragione Marco Revelli che è stato citato da Fausto. Questa è la madre. Non dobbiamo dimenticare che questo schema, che qui è così evidente, così lungo, eccetera, è uno schema che viene continuamente replicato in grandi e in piccole opere inutili. Facciamo un esempio, alzo la palla a Francesca che giocava a pallavolo.
Il terzo valico, di cui ci siamo un po' persi l'orizzonte, ma che lei continua a frequentare. Primo, si chiama terzo valico perché ce ne sono già altri due. In realtà ce ne sarebbero tre di gallerie di servizi, comprendendo anche le gallerie di servizio, fra Genova e quella parte lì. E adesso mi voglio lanciare in una previsione. Vogliamo scommettere che quando sarà finito quel tunnel che va dentro l'area di stoccaggio dei camion di Tortona, la futura linea che da lì deve andare ad alta velocità a Milano avrà dei rallentamenti nella sua costruzione? Perché quel tunnel lì non serve mica a collegare velocemente con l'alta velocità Genova e Milano, eh? Questa è una balla. Serve a collegare velocemente le merci che arrivano al porto di Genova con la piattaforma logistica che sta a Tortona, dalla quale le merci salgono sui camion. E a questo punto, siccome diventa una roba incredibilmente redditizia, non è che la facciamo andare poi fino a Milano, eh? Allora, questo è uno schema generale che viene utilizzato in continuazione. E nella, diciamo, nell'indifferenza, nell'ignoranza, perché siamo tutti presi da tante altre cose, in parallelo una serie di leggi o di norme che avevano un senso di garanzia a tutela del territorio, a tutela dell'ambiente, bam! È cascato De Magistris. Nel silenzio, con un qualche codicillo, una leggera variazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, delle valutazioni di incidenza, dei tempi nei quali un'amministrazione pubblica ha diritto a fare delle osservazioni, a dare delle risposte che vengono sempre più ridotti, e quindi tu hai un progetto di 500 documenti, ognuno dei quali ha 50 pagine. C'hai l'ufficio tecnico del comune di San Didero o di quello di Bruzzolo, che sono eroici, ma sono due tecnici a scavalco con un altro mezzo comune, eccetera, che sono oberati di tutto il resto del lavoro, dovrebbero leggere quel progetto e rispondere entro 15 giorni, perché poi c'è lo snellimento della la burocrazia e tutto il resto. Quindi anche le procedure di garanzia, quando vi dicono ormai dovete accettarla quest'opera perché è stata seguito tutti i passaggi di approvazione previsti dalla legge, un'opera che è stata scelta democraticamente, è falso. È vero che ha avuto le autorizzazioni dal punto di vista procedurale e quindi formalmente è tutto a posto. Ma è tutto a posto come quando sotto un tappeto buttiamo la polvere, il tappeto sopra sembra pulito ma sotto c'è del marcio. Chiudo, scusandomi perché dico una cosa che qualcuno di voi mi avrà già sentito dire da 20 anni, ma siamo tutta gente collegata al territorio, qua a Fausto. Allora, vi dico un elemento della falsità sulla quale si basa questo progetto. Nelle carte approvate dal Ministero dell'Ambiente ormai 15 anni fa c'è scritto ed è stato accettato che in Val di Susa i venti non superano mai, c'è scritto mai, i 14 metri al secondo. Vi risulta che in Val di Susa, anche prima degli ultimi cambiamenti climatici, viaggino raffiche da 80 a 100 km all'ora? Bene. Siccome i 4 metri al secondo sono un limite di legge, perché a 5 metri al secondo scattano degli obblighi di fare delle analisi un po' più di dettaglio, io non ce l'ho con LTF che allora scrisse nero su bianco 20 mai superiori ai 4 metri al secondo in Val di Susa. Io ce l'ho con il Ministero dell'Ambiente che questa cosa gliel'ha accettata. Nonostante mezzo territorio, la commissione tecnica, i sindaci gli abbiano scritto, ma di cosa stai parlando? È con questi sistemi che ci passa sulla testa una roba del genere. E chiudo, finché queste cose non cambiano e non cambieranno per quanto riguarda il territorio,
Mi dispiace, ma non ce la faranno mai ad aprire un cantiere senza doverlo difendere nelle condizioni in cui lo stanno difendendo adesso. Milioni di euro spesi per dei giovinotti bravi, preparati nel loro mestiere, che passano tempo a giocare al solitario sul loro cellulare, perché a San Didero, tranne 5 giornate all'anno, non hanno niente da fare. Ringraziamo Luca Giunti. Notavo, anzi vedo che la sta aprendo adesso, che Luca aveva davanti a sé una delle bottiglie del Movimento per l'Acqua Pubblica che hanno girato per vario tempo, e parlando di acqua pubblica, quindi viene assolutamente naturale e normale. Abbiamo posto rimedio anche al vento che, come abbiamo visto, c'è e soffia. E diamo la parola a Luigi De Magistris, che ringraziamo per il fatto che, malgrado non abbia potuto essere presente di persona, ha comunque voluto raggiungerci attraverso questo collegamento. Quindi la parola a Luigi, a te. Ci sono state e ci saranno tante altre occasioni. È chiaro, anche ascoltando l'intervento di chi mi ha preceduto, l'ho ascoltato negli ultimi minuti, questa è per me e per noi anche l'Unione Popolare l'occasione di sottolineare ancora una volta la contrarietà sin dal primo momento a queste opere pubbliche, tra virgolette pubbliche, cioè vendute come pubbliche, che sono dannose per il territorio, per la popolazione, per il nostro paese, per l'ambiente, per il popolo, per tanti altri motivi. E quindi la contrarietà al TAV, e mi auguro che se dovessimo, come credo, partecipare anche alle prossime competizioni europee, il tema dell'ambiente, della giustizia climatica e della contrarietà a queste opere che attraversano più paesi europei venga rappresentata dalla nostra voce autorevole. Deve essere un punto importante di una lotta politica, di un programma politico e di una campagna elettorale. Poi ci tengo sempre a sottolineare che il nostro agire, non solo quello mio personale, ma anche di tanti e tanti che da parecchio tempo stiamo insieme, non è solo la voce dei no che ci contraddistinguono, Notav e tanti altri no, ma c'è sempre una proposta alternativa, che non è solo una proposta teorica che viene avanzata nei nostri programmi, nei nostri post, nelle nostre battaglie che facciamo nei cortei, nei comizi, nei convegni, nei dibattiti come stasera, ma c'è anche un lavoro concreto che è stato messo in campo quando abbiamo governato. Io ti ringrazio molto di avermi dato la parola citando il tema dell'acqua, perché l'esperienza napoletana che ci ha visto insieme sin dal primo momento è stata un'esperienza che ha detto dei no senza mai cedere al compromesso morale e ha attuato tanti sì. Uno dei sì a cui tengo maggiormente, teniamo maggiormente, lo sa Maurizio perché ne parliamo spesso, è quello dell'acqua, dove c'è uno dei più grandi tradimenti della sovranità popolare. Quello è stato uno dei referendum più partecipati, con un risultato inequivocabile. Ormai stiamo a distanza di 12 anni dal referendum dell'acqua. Napoli è l'unica istituzione italiana di un certo peso, al di là di qualche altro piccolo comune, che ha rispettato in pieno la volontà referendaria. Nel senso, perché dico in pieno? Perché non si è accontentata di fare come fanno altri una SPA pubblica, ha voluto proprio cacciare l'idea del profitto dal primo bene comune che è l'acqua, e quindi ha costituito con non poche difficoltà un'azienda speciale tutta pubblica che si chiama BC Acqua Bene Comune. E non solo questa esperienza napoletana, questo laboratorio, perché l'unico caso, ripeto, di azienda speciale, tra l'altro per l'acqua, il primo bene comune, non solo questa esperienza non è stata seguita da altre grandi città, dalle regioni, dal Parlamento e dal governo, dai governi che sono succeduti,
è stata fortemente osteggiata, quindi ribaltando proprio l'attuazione della Costituzione e il rispetto della Costituzione, fino ad arrivare al punto esattamente un anno fa, quando il governo Draghi, con altra maggioranza rispetto a quella di adesso, attuò il DDL concorrenza con l'articolo 6, in cui in qualche modo imponeva a tutte le amministrazioni comunali di privatizzare i servizi pubblici locali, acqua compresa. E devo dire, mi spiace che non ci sia stato mai nessun alto monito istituzionale, nemmeno del Presidente della Repubblica, che abbia pensato di ricordare alle maggioranze parlamentari, ai governi, ai presidenti di regioni, ai sindaci delle grandi città, che c'è un referendum che andrebbe attuato. Quindi credo che la nostra forza deve essere quella di dimostrare che quando siamo chiamati a governare per volontà popolare, noi abbiamo la competenza, la capacità, la forza, l'autonomia, l'indipendenza, la libertà e il coraggio di poter andare in direzione ostinata e contraria. Questo vale per l'acqua pubblica, ma può valere anche per il fatto che coraggiosamente, lo ricordo sempre, lo voglio ricordare anche stasera, Napoli ancora oggi è l'unica grande città d'Italia che non ha privatizzato un servizio di rilevanza pubblica e ha risolto l'emergenza rifiuti realizzando un ciclo pubblico dei rifiuti, della depurazione, non solo della raccolta ma anche dello smaltimento, andando a colpire proprio al cuore il sistema che era fondato invece sull'emergenza, sullo stato d'eccezione, sui commissariamenti, sugli affidamenti diretti, sui subappalti. E oggi ci troviamo tra l'altro a constatare che il PNRR, che doveva essere un'occasione strategica per attuare non tanto la transizione ecologica, è una parola che mi piace poco, ma una riconversione ecologica e ambientale, stiamo vedendo che invece sta diventando altro, dove si vanno a finanziare anche cose importanti per il nostro paese, sia ben chiaro, come costruzione di scuole, di asili nido, di campi sportivi, teatri, cose sicuramente meritorie, ma per le quali ci dovrebbero essere altre fonti di finanziamento, i fondi di coesione, fondi pubblici, altre forme che conosciamo e che non è questo il caso di andarle a ricordare tutte, ma il PNRR doveva essere quell'occasione per rimettere a posto i diritti ormai negati da troppi anni, la salute innanzitutto, perché il PNRR nasce durante la pandemia, ma pensiamo al dissesto idrogeologico, che non è solo collegato ovviamente ai cambiamenti climatici, ma anche alla distruzione che da decenni la politica trasversale neoliberista, tanto di centrodestra quanto di centrosinistra, ha massacrato i nostri territori. In Emilia-Romagna non ha governato la Meloni, ha governato altra gente, eppure le politiche, se ci andiamo a vedere le ultime, gli ultimi provvedimenti degli ultimi 10 anni, ma non per andare troppo indietro, delle giunte dell'Emilia-Romagna, comprese anche con la presenza dell'attuale segretario del PD, ci rendiamo conto che sono politiche completamente diverse a quelle che caratterizzano il pensiero nostro e il pensiero di tanti altri italiani. Quindi noi dovremmo provare a incominciare a essere sempre più bravi a far diventare rilevante all'interno delle istituzioni questo nostro pensiero, che è un pensiero non minoritario, non settario. E quindi è questo quello che manca ancora oggi a Unione Popolare, alle nostre forze, a tanti che la pensano come noi, quello di mettere in campo un'azione efficace che possa far comprendere che è necessario mettere insieme una serie di lotte che sono racchiuse anche nel titolo di questo dibattito e non solo andare per spot a fare anche delle cose meritorie. Per esempio il reddito di cittadinanza è una cosa meritoria che non si inserisce però in un programma strategico di governo e di visione del paese, perché in 10 anni di permanenza del Movimento 5 Stelle in Parlamento e poi anche nei governi, l'unica misura, pur con molti limiti, devo dire anche con errori e con aspetti molto discutibili, ma sicuramente da difendere e da migliorare, e il reddito di cittadinanza. Se andiamo a vedere invece il nostro pensiero, i nostri programmi, le nostre lotte e anche il modo con cui abbiamo governato, Napoli non sarà il paese, però Napoli non è nemmeno un piccolo comune d'Italia, è una realtà in cui siamo riusciti a creare unione popolare alla fine, cioè a mettere insieme le forze organizzate della sinistra antagonista, radicale, fuori dal sistema, ma anche con forze più moderate, ambientaliste, civiche, popolari,
cittadine, cittadini, e finanche, guardate, ve lo dico, penso come motivo di incoraggiamento e che non debba turbare il pensiero di nessuno, quando si fanno politiche di sinistra, senza troppo sbandierare anche in maniera retorica stancante il termine sinistra, ci si rende conto che ci sono anche persone che magari mai nella vita avrebbero immaginato di fare cose di sinistra che cominciano a fare cose di sinistra, perché poi il nostro programma non è un programma settario, le nostre lotte, pensiamo al tema dei cambiamenti climatici, ma insomma, noi veramente vogliamo credere di superare il dramma ambientale, il dramma della salute, il dramma climatico affidando la cura ai dottori della politica e dell'economia che ci hanno portato in sala di rianimazione e ci stanno portando al Camposanto? È come se affidassimo la sangue a Dracula, ho visto che se la pigliano negli ultimi tempi anche con gli orsi, il miele a Winnie the Pooh. Cioè, o si mette in campo un'azione dal basso, perché dall'alto non cambierà mai nulla, o si mette in campo un'azione popolare di grande mobilitazione, e ne abbiamo i sintomi, perché il tema delle disuguaglianze sociali, le disuguaglianze economiche, le disuguaglianze territoriali, il reddito di cittadinanza, il salario minimo, il caro vita, l'inflazione, la guerra, la pace, le mafie di cui nessuno parla, forse siamo i soli, io lo faccio sempre perché continuo a ritenere che il tema delle mafie è un tema dei temi, al sud come al nord come alle isole, cioè l'infiltrazione delle mafie nel cuore dello Stato, quindi il tema della questione morale. Noi abbiamo le caratteristiche per fare queste lotte, lo dobbiamo fare con entusiasmo, lo dobbiamo fare aprendoci, lo dobbiamo fare senza essere settari, senza paura di perdere l'identità, perché in genere la paura di perdere l'identità ce l'ha chi non ha un'identità forte. Chi ha identità forti non deve avere paura di confrontarsi con lo straniero o con persone che la pensano diversamente o che vivono in zone geografiche diverse. E quindi anche la lotta che ci ha unito con la Val di Susa questi anni, io sono stato onorato di essere stato più volte in quelle zone, aver ricevuto delegazioni al comune, aver portato il gonfalone del comune di Napoli in una marcia in Val di Susa. Quindi questo è un modo, per esempio, di collegare e di connettere realtà diverse, molto diverse, perché Napoli e Val di Susa sono diversissime, però unite nella lotta nella difesa del territorio, della popolazione, dell'autodeterminazione dei popoli, del contrasto alle mafie, dello sperpero del denaro pubblico e di creare lavoro con economia circolare. Questo è un altro tema su cui dobbiamo battere forte, mi avvio a concludere perché stando collegati mi rendo conto che si rischia di essere stancante. Noi dobbiamo dimostrare che si può creare tanto tanto lavoro esattamente con la difesa dell'ambiente, con l'economia circolare e poi la lotta che mi ha e ci ha contraddistinto da sempre per i diritti costituzionali, dal diritto alla salute, dal diritto all'ambiente, al diritto alla pace, alle libertà, alle fratellanza, alla fratellanza, alla scuola pubblica, al lavoro. Ecco, queste sono le nostre lotte e siccome anche nel volantino con cui è stato preparato questo dibattito così interessante si fa il giusto richiamo a essere antifascisti, io, come dire, voglio sottolineare, e questo è un elemento di lotta che ha contraddistinto anche la mia vita, sia in magistratura, sia da sindaco che anche adesso, non basta definirsi antifascisti per essere dei buoni e meritevoli attuatori della Costituzione, perché nel nostro paese abbiamo molti antifascisti che però quando hanno governato, sono stati in Parlamento e continuano a governare, a ricoprire cariche importanti e hanno ricoperto cariche importanti fino ai vertici delle istituzioni, pur essendo sicuramente antifascisti, la nostra Costituzione l'hanno calpestata, l'hanno maltrattata, l'hanno svuotata, l'hanno vilipesa, fino anche l'hanno stuprata fino al bidone. Quindi oggi c'è bisogno di mettere in campo un'azione che non difenda più la Costituzione, perché la difesa è diventato un elemento troppo retrivo. Noi dobbiamo attaccare e attuare la Costituzione con tutte le energie culturali, popolari, non violente, intellettuali, passionali, individuali e collettive di cui questo Paese è capace. Io mi auguro che Unione Popolare, con le modalità che ci riusciremo a dare, sarà protagonista non solo nella politica, nel sociale, in tutti i luoghi in cui ciò è necessario,
ma anche nelle prossime competizioni che ci aspettano, a cominciare dalle europee. E poi so che, non vorrei dire una sciocchezza, che anche in Piemonte fra un anno si dovrebbe votare, e quindi sono tutte riflessioni importanti. Io ci sono e ci sarò quando si tratta di lottare, con l'augurio che noi possiamo costruire un campo aperto, che non significa un campo contaminato da forze tossiche, ma significa avere il coraggio di aprirsi, uscire fuori dalle nostre case e incontrarsi con chi vuole lottare insieme a noi. Grazie, vi saluto con affetto, con la certezza di vederci molto presto. Grazie, grazie Luigi. Ovviamente lo prendiamo in parola quando all'inizio ha detto avremo molte altre occasioni in cui vederci e parlarci, a cominciare già dalle iniziative che avremo a partire da settembre. Allora, Luigi ha ovviamente giustamente allargato ulteriormente la visuale del discorso che abbiamo iniziato. Chiaramente noi dobbiamo avere questa capacità difficile di partire dalle situazioni concrete in cui ci troviamo, dai problemi concreti, e saper cogliere anche quella totalità che ci permette di capire la realtà in cui viviamo e di provare anche a trasformarla. Luigi, alla fine del suo intervento, e credo che sia assolutamente da riprendere e sottoscrivere la frase in cui dice: non si tratta più soltanto di difendere la Costituzione, bisogna cominciare ad attuarla, a metterla in pratica. E ha ricordato anche, tra le scadenze che abbiamo davanti, e così in effetti, la scadenza delle prossime elezioni regionali il prossimo anno, a cui noi dovremo prepararci, ma a partire appunto dalla concretezza dei fatti, dall'analisi della situazione e, come dicevo prima, dal saperla interpretare e poi agire di conseguenza. Da questo punto di vista va benissimo dare adesso la parola a Francesca Frediani, che, come sappiamo, è, diciamo, la nostra rappresentante all'interno del Consiglio regionale e che quindi sicuramente su questo tema avrà parecchie cose interessanti da dirci. Francesca. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Intanto ringrazio prima di tutto per l'invito e considero questa mia presenza qui un ulteriore passo verso la costruzione di Unione Popolare, perché come alcuni sanno, perché ci conosciamo, io vivo qui a Condove da anni, non appartengo a nessuna delle forze che storicamente sono qui rappresentate e che hanno dato l'avvio alla costruzione di Unione Popolare, però ho scelto di aderire a questo progetto perché da abitante di questo territorio al momento non vedo altre alternative per poter continuare la battaglia anche nelle istituzioni per contrastare la realizzazione del TAV. Quindi la mia scelta di aderire a Unione Popolare deriva soprattutto dal fatto di non avere più una collocazione politica e dal desiderio di poter essere ancora utile, soprattutto in quest'ultimo anno di presenza in Consiglio regionale, per poter costruire un'alternativa e dare la possibilità a quanti ancora credono che sia possibile fare qualcosa per opporsi a quest'opera, di poterlo fare anche nelle urne. Quindi considero questo un passo avanti, perché ci permette di conoscerci intanto, anche se con molti di voi già ci conosciamo, perché da anni condividiamo i sentieri di questa valle, però conoscerci e lavorare insieme a un progetto che speriamo riesca a concretizzarsi e offrire una proposta alle prossime elezioni regionali. Attualmente in regione abbiamo appena chiuso l'ultima seduta di consiglio prima della pausa. Vi posso brevemente raccontare che aria tira. Io sono al mio secondo mandato, quindi ho vissuto l'opposizione sia con il centro-sinistra, quindi Giunta Chiamparino, che con il centro-destra, quindi ho provato entrambe le forze politiche al potere, diciamo così. Non ho visto grandissime differenze. Diciamo che adesso sì, ci sono più cadute di stile, basta pensare, solo per darvi l'idea dell'approccio che ha questa giunta di centrodestra a un tema come il cambiamento climatico. Non so se avete avuto modo di vedere qualche tempo fa un video che è girato anche sui social, è stato ripreso da alcuni giornali,
del nostro presidente del Consiglio leghista Stefano Allasia, che incontrando i manifestanti di Extinction Rebellion che erano in presidio davanti al Consiglio, che facevano notare come appunto ci sia questa emergenza climatica, sono venuti più volte davanti al Consiglio, tra l'altro con le loro proteste molto vivaci, molto colorate, totalmente inascoltati. In quel caso Allasia ha pensato bene di dire: affidiamoci al Padre Eterno, cioè per lui la soluzione al cambiamento climatico è la preghiera. Quindi questo è l'approccio che hanno, cioè non è solo un negazionismo, è un negazionismo che sminuisce anche le voci di coloro che cercano di farsi sentire. Cioè io credo che le istituzioni abbiano come primo dovere quello di ascoltare i cittadini. Nel momento in cui il presidente del Consiglio regionale, che dovrebbe essere la figura di tutela massima di tutte le rappresentanze politiche presenti in Consiglio, risponde a dei cittadini giovani che manifestano legittimamente: affidiamoci al Padre Eterno sperando che piova, tra l'altro poi ha pure piovuto, in combinazione ha avuto anche sta fortuna, ha iniziato a piovere e non ha più smesso, però capite bene quale sia l'approccio. E in aula poi sentiamo di tutto, cioè il capogruppo della Lega quando interviene sul cambiamento climatico parla della Cina, cioè sì sì qua c'è l'inquinamento però la Cina, cioè quello è il suo massimo argomento. Ecco, questa giunta cosa ha fatto in questi anni? Allora, intanto appena si è insediata ha iniziato a smantellare tutto quel po' di buono che si era riuscito ad ottenere col centrosinistra, che non era tantissimo, però insomma sui temi forti, diciamo caccia, gioco d'azzardo, lì hanno subito messo le mani e hanno subito provveduto a peggiorare le leggi. E poi c'è quel mantra che richiamava prima anche Luca della semplificazione, cioè loro dicono che bisogna semplificare. Peccato che la semplificazione per loro normalmente voglia dire togliere ogni regola, ogni legge, togliere dei vincoli. E questo l'abbiamo visto ad esempio con una legge che abbiamo discusso recentemente. Tra l'altro il primo firmatario era un valsusino, un alto valsusino. Come si chiamano gli alto valsusini? Io non li considero neanche. Un olimpico, sì, un ex sindaco di un comune olimpico, Walter Marin, che è il riferimento dell'urbanistica per il centrodestra, pensate un po' come sono messi, e ha fatto questa legge sull'urbanistica proprio con l'intento di semplificare, che è stata ovviamente subito impugnata dal governo, dal ministeri, anzi non dal governo, perché proprio dal punto di vista tecnico andava contro la Costituzione in una serie infinita di punti. Quindi adesso lui ha riportato poi in aula la sua legge e vuole il giudizio della Corte Costituzionale rispetto ad alcuni articoli, però insomma per dire che dove mettono mano lo fanno male e riescono a farsi fermare poi dai ministeri. Cioè noi potremmo anche non fare opposizione perché ci pensano da soli a fermarsi, perché fanno delle cose talmente eclatanti e talmente contro ogni logica, in totale spregio di ogni norma a tutela dell'ambiente, del paesaggio, della salute, perché sono tutti rilievi poi dei vari ministeri e quindi ogni ministero ha detto la sua e ha completamente demolito questa norma. Dicevo però che non vediamo grande differenza tra centrodestra e centrosinistra, in particolare in riferimento all'opera di cui abbiamo parlato, perché devo dire che nelle due legislature che ho visto rispetto al TAV, tra centrodestra e centrosinistra non c'è stata assolutamente nessuna differenza. Cioè entrambi sono assolutamente a favore dell'opera e soprattutto entrambi propongono quest'opera come modello di sviluppo. Quindi non avendo nessuna idea di come creare economia, creare lavoro, creare sviluppo, la ricetta che presentano all'epoca Chiamparino, adesso Cirio, e la ripresenteranno anche le prossime elezioni, perché sarà sempre un mantra che tornerà da entrambi gli schieramenti, è il TAV. Quello risolve tutto. E ovviamente se non si realizza e se sono in ritardo, la colpa è dei cattivissimi no TAV, che riescono addirittura a fermare i lavori dentro un cantiere che peraltro è totalmente blindato, irraggiungibile, riusciamo a fermare le trivelle col pensiero. Quindi non ammettono neanche di non essere capaci a realizzare l'opera, e proprio per dare la colpa, per tacciare anche
insomma, i dissidenti come criminali, che è quello che sentiamo in questi giorni. Tra l'altro si stanno alzando i toni notevolmente proprio in questi giorni. Ancora stamattina ci sono state delle perquisizioni ai presidi di San Didero e di Venaus. Ecco, questa idea del lavoro legato alle grandi opere, senza nemmeno pensare che se anche dovessero mai realizzarla, sarebbe un qualcosa che si vedrà tra 30 anni, che avrebbe bisogno anche di politiche di accompagnamento sui trasporti. Proprio oggi è uscito un articolo che annunciava che quando chiuderà il Monte Bianco per i lavori, sulla tangenziale di Torino si riverseranno per 17 anni 6.500 camion, cioè in più degli attuali, e passeranno tutti da lì e poi ovviamente tutti da qui. Ora, voi ditemi come possiamo affrontare un impatto del genere dal punto di vista ambientale, improvviso, non neanche tanto improvviso perché si sapeva che sarebbero arrivati questi lavori, ma a brevissimo, perché dal 4 di settembre questi lavori a Monte Bianco inizieranno e qui si scatenerà l'inferno sulla tangenziale di Torino e qui il traffico aumenterà ancora di più. E loro, senza proporre nessuna soluzione, nessuna politica trasportistica alternativa, continuano a riempirsi la bocca con il TAV, la risposta a tutto, la soluzione a tutto. Dal punto di vista del lavoro, se vi ricordate, nel 2011, quindi siamo giunta precedente a Chiamparino, giunta Cota, avevano approvato una legge, ispirandosi alla Démarche Grand Chantier, che era la legge francese, la legge 4/2011, dove si parlava delle ricadute positive delle opere sul territorio e si faceva in particolare riferimento alla creazione di posti di lavoro. A come anticipava prima Luca, io sono andata in sopralluogo al Terzo Valico qualche settimana fa e ho chiesto io il sopralluogo perché tra l'altro c'era stato un incidente mortale e non è il primo che si verifica in quei cantieri hanno dei grossi problemi, oltre ad avere una talpa incastrata che non sanno come tirare fuori, che è lì da mesi, e non ce l'hanno fatto neanche vedere quel tunnel, ci ha fatto fare un giro turistico, ma senza portarci nel cantiere più problematico. Però durante l'interlocuzione con il COCIF abbiamo chiesto, ma quante persone lavorano qui? Quante persone del territorio? Zero praticamente. Perché quel tipo di lavoro lì lo fanno bene solo alcune tipologie di lavoratori, e sono lavoratori che per lo più provengono dal sud, quindi sono lavoratori abituati a lavorare in miniera, quindi non ci sono le competenze sui territori. Questa quindi è la dimostrazione dell'ennesima bufala del fatto che le grandi opere possono avere un impatto positivo dal punto di vista lavorativo e possono in qualche modo risollevare le sorti del territorio. Qui in realtà in questi anni lo vediamo tutti i giorni, quello che succede: ci sono aziende che chiudono, ci sono porzioni di territorio che vengono sempre più militarizzate e siamo solo all'inizio, purtroppo, perché arrivando poi i lavori sulla linea storica, i lavori per la stazione internazionale, quando smetteranno di litigare su dove farla, quando i sindaci smetteranno d'accordo e saranno ascoltati, chissà. Quindi ci saranno sempre più porzioni di territorio che saranno inaccessibili, sottratte ai cittadini. E a proposito di sottrazione, citavamo prima il sopralluogo fatto a San Didero, e vi dico solo più questa, poi chiudo per non dilungarmi troppo. Siccome si parlava di acqua che è un bene comune, un bene nostro che ci appartiene, si immaginava già, cioè gli amministratori di San Didero già sapevano che in qualche modo il cantiere stava utilizzando acqua dell'acquedotto. Abbiamo avuto conferma, noi abbiamo visto durante il sopralluogo dei camion che giravano nelle strade interne bagnando il terreno, quindi bagnando la terra. Poi abbiamo saputo che lavano i camion con quell'acqua, che abbattono le polveri, che bagnano i manifestanti. Questo è anche una cosa un po' fastidiosa, insomma, è tutto fastidioso, ma proprio farsi bagnare a gratis dalla propria acqua. E quindi ho presentato un'interrogazione martedì per capire da quanto tempo il cantiere sia allacciato all'acquedotto, quindi acquedotto, acqua potabile di San Didero. Non so se avete presente le ordinanze
che ci sono nei vari comuni, di non lavare la macchina, non bagnare le piante, non bagnare l'orto, questi lavano i camion con l'acqua potabile. Allora, la risposta che io addirittura ho chiesto all'assessore, ma riesce a leggere la risposta senza ridere? Perché è stata che si sono allacciati, quindi hanno fatto un contratto con SMAT all'acquedotto da 2 anni e che il consumo è paragonabile al consumo medio annuo di 8 abitanti. Cioè, ora voi ditemi se è credibile che un cantiere che ogni giorno utilizza l'acqua in quel modo possa usare la stessa quantità di acqua di una famiglia, di 8 famiglie in un anno. Cioè, una cosa, oltre a dirmi ovviamente che la regione gestisce a livello di sistema, che non ha competenze, allora è inutile che poi l'assessore Protopapa faccia i grandi tavoli contro la siccità, perché se non intervieni in un caso del genere vuol dire che proprio hai l'arroganza, il menefreghismo e la strafottenza di chi nel nome di quest'opera pensa di poter fare tutto. Quindi io credo che sia importante che continui ad esserci. Noi ovviamente non abbiamo ambizioni di andare al governo, capovolgere il magari sarebbe bello riuscirci, però iniziare comunque a pensare di costruire un'alternativa che riesca a andare sempre intanto a vedere che cosa succede, perché è importante avere degli occhi dentro le istituzioni e comunicarle ai cittadini, quindi tirar fuori le cose che succedono, io credo che sia una cosa importantissima. Quindi dobbiamo iniziare a lavorare in questa direzione, costruire questa alternativa e dare una possibilità a chi ancora crede, come noi, che sia possibile opporsi a un'opera, adesso parlo del TAV ovviamente, ma a molte altre questioni che ci arrivano sulla testa senza che siamo consultati. Quindi chi ancora crede che sia possibile dire un no alle cose che ovviamente non vanno nella direzione dell'interesse dei cittadini, ma vanno soltanto nell'interesse di quelli che vediamo sul nostro territorio, che vengono solo per prendere, dei predatori, li chiamerei in questo modo. Io vi ringrazio. Grazie Francesca. Abbiamo iniziato il dibattito parlando di paradigmi, e naturalmente sta sempre più emergendo che appunto già solo a partire dal tema del TAV si toccano tutta una serie di altri argomenti, dalle prospettive di lavoro, e quindi si parla di lavoro temporaneo, lo spreco di risorse, quindi il tema delle polemiche che ha ricordato anche Luigi De Magistris sul PNRR, il tema dell'uso del territorio, che ovviamente non riguarda solo la Val di Susa. Proprio ieri, proprio Maurizio Acerbo, che è attento anche a ciò che avviene al di fuori della situazione, diciamo così, romana, mi ha mandato un articolo del Sole 24 Ore dove si parlava dell'ex scalo dello stabilimento Fiat di Lingotto, di nuovo migliaia di metri quadri di territorio da dare alla speculazione, che quindi sarà un nuovo capitolo, no, dell'uso sbagliato del territorio anche sulle grandi città. E quindi è evidente appunto che il ragionamento che dobbiamo fare appunto è quello di cercare di unire quelli che sono i punti delle varie questioni che si pongono e cercare di costruire appunto un'alternativa. E quindi da questo punto di vista do adesso la parola al segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, che appunto su questi temi avrà modo di intervenire. Grazie Fausto e grazie alle compagne e ai compagni che hanno lavorato e stanno lavorando alla riuscita di questa festa. Va ricordato che noi facciamo politica con le mani pulite, perché la facciamo finanziandoci in questa maniera. Sono anni che siamo fuori dal Parlamento perché ci siamo scontrati anche con il polo di centrosinistra per tante ragioni su cui credo i fatti abbiano confermato quanto avevamo sostenuto. Dalla guerra al lavoro, all'ecologia, non c'è campo in cui purtroppo i fatti non ci hanno dato ragione. Ma è importante sottolineare che noi ci finanziamo in questa maniera perché nel nostro paese è accaduto sempre di più e accade sempre di più
che la politica sia al servizio dei poteri forti e delle classi dominanti più ricche e privilegiate. Se chiedi i soldi alla lobby dei prenditori di Stato delle opere pubbliche, non puoi dire no alle loro richieste di mega progetti. Se prendi soldi dalle cliniche private, non puoi difendere la sanità pubblica. Se prendi soldi da Confindustria, non puoi difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. L'elenco potrebbe continuare a lungo. La prima condizione per ricostruire in questo paese delle forze politiche popolari di sinistra che si battano per l'attuazione della Costituzione è l'autonomia di queste forze dal potere economico. E io credo che noi abbiamo dimostrato in questi anni, andando controcorrente, che questo è possibile. Siamo fuori dal Parlamento, ci hanno tolto anche il 2 per 1000, ma come dicono i nostri compagni zapatisti, a chi estamos? Non abbiamo ceduto, non ci siamo svenduti, abbiamo dimostrato che si può fare una politica diversa. Certo, dobbiamo costruire qualcosa che ci dia forza, perché c'è bisogno di un cambiamento in questo paese, c'è bisogno di costruire un'opposizione come c'è altrove, perché le cose che accadono sono una più grave dell'altra, e c'è bisogno anche di rovesciare le politiche dei governi. Se io penso a quello che è accaduto in Italia negli ultimi anni e quello che è accaduto invece in Francia negli ultimi mesi, vediamo la differenza tra l'esistenza ancora di una grande sinistra popolare di massa e il fatto che non c'è come nel nostro paese, che siamo troppo deboli. Quindi noi lavoriamo alla costruzione di unione popolare con un atteggiamento non settario per aggregare forze, per costruire un'alternativa di cui c'è assolutamente bisogno. C'è bisogno per la difesa dei beni comuni e del territorio, perché il saccheggio dei beni comuni e del territorio è una delle maniere con cui noi veniamo continuamente derubati. Perché questo sfruttamento, questa rapina, questo saccheggio dei beni comuni poi si traduce in lacrime di coccodrillo. Prima si cementifica, prima si dà via libera alla speculazione edilizia, poi arriva un'alluvione e si scopre, oddio, ma lì c'era il cemento, invece ci doveva essere spazio per l'espansione del fiume. Che cosa accade nel nostro paese? Che persino la sinistra, che aveva in questo campo delle buone tradizioni, guardiamo l'Emilia Romagna, negli ultimi 20 anni è stata travolta e trasformata dal neoliberismo. Per cui noi ci ritroviamo che anche le amministrazioni in centro-sinistra hanno perseguito, e il TAB è davvero paradigmatico perché ha visto i due poli uniti come li ha visti quasi sempre tutte le guerre, in una scelta ben definita, sbagliata, ma perseguita con una pervicacia che noi avremmo preferito fosse dedicata ad altre cose. Io vorrei vedere la stessa pervicacia, la stessa tenacia impegnate nella ricostruzione nella sanità pubblica. 4,5 milioni di italiane e italiane rinunciano alle cure perché non hanno i soldi per curarsi e si ritrovano di fronte a liste di attesa interminabili e a non avere i soldi per rivolgersi al privato a cui sono costretti a rivolgersi. Allora io dico, le forze politiche dovrebbero avere questa priorità o no? L'Italia è il paese che ha il minor numero di laureati di Europa. Avete mai sentito una trasmissione in cui si dica che noi competiamo con la Romania? Eppure non se ne parla. Ci parlano di emergenza e immigrazione e non ci dicono che noi invece abbiamo il record della emigrazione, cioè dei giovani italiani e italiane che vanno all'estero oggi, negli ultimi anni, non nel dopoguerra, è chiaro? E quali sono le politiche? Ambiente. Noi abbiamo un governo di negazionisti che risponde alle lobby del capitalismo fossile. Risponde in una maniera assolutamente sbagliata, ma noi come comunisti dobbiamo stare molto attenti, è una maniera molto pericolosa. Sostanzialmente qual è il ragionamento? Non ci possiamo permettere l'ecologia, perché altrimenti mettiamo a rischio l'economia e i posti di lavoro. Guardate, noi dobbiamo stare molto attenti,
perché il gioco che vogliono fare è lo stesso che hanno fatto su tanti altri temi. Sostanzialmente dicono al popolo: dovete difendervi dall'ecologia, come se il problema nostro fosse l'ecologia. Quando il ministro Cingolani del governo Draghi, di cui questo governo è la continuazione in camicia nera, ma non è che sia nelle politiche economiche molto diverso, disse che la transizione ecologica sarebbe un bagno di sangue, cosa voleva dire? Che tutti voi dovete cercare di rallentare una svolta ecologica della nostra economia. Ecco, questo è un atteggiamento sbagliato che serve solo a proteggere gli interessi dei gruppi economici che sono contrari all'innovazione. E invece c'è un'alternativa, e l'alternativa è quella di una direzione secondo obiettivi collettivi dell'economia, che badate bene, è quello che è scritto nella Costituzione. Nella nostra Costituzione c'è scritto che l'impresa è libera, ma purché svolga una funzione sociale. Quindi, se noi siamo di fronte a catastrofi di natura ambientale, badate bene, non c'è solo il clima, perché il problema ecologico non è solo la catastrofe climatica, ma riguarda la salute di tutti noi, riguarda gli oceani, riguarda tanti aspetti della nostra vita quotidiana. Allora, basti pensare al problema della plastica. Da quanti anni si dice che dobbiamo riciclare la plastica? In realtà, se ci affidiamo al mercato, in tutti questi decenni la produzione di materie plastiche è aumentata, non è diminuita. Ed è aumentata perché al capitale conviene produrre nuova plastica al posto di riciclarla e riutilizzarla. Noi abbiamo bisogno di poteri pubblici che impongano invece una svolta di natura ecologica. E non è vero che non si può creare occupazione. Noi dobbiamo rifiutare questo ricatto. E per questo c'è bisogno di intervento pubblico nell'economia, e non è accettabile la logica di affidarsi solo al mercato, agli incentivi alle imprese. Ci possono essere settori in cui si deve ridurre l'occupazione, come quelli legati al ciclo degli idrocarburi, ma noi abbiamo tantissimi altri settori in cui c'è bisogno oggi, ci sarà sempre più bisogno di economia, di occupazione, e c'è bisogno di imporre delle scelte in questa direzione. Perché voglio ricordarlo, questo è un paese in cui questo modello neoliberista ha prodotto una crescita della disoccupazione, l'abbassamento del livello dei salari, tanto che siamo l'unico paese in Europa in cui negli ultimi 30 anni i salari sono diminuiti. Abbiamo una precarizzazione del lavoro per cui anche chi lavora oggi si trova in una condizione che non consente di avere una prospettiva. Vi ricordate quando introdussero la precarietà, che dicevano, la chiamavano flessibilità? Sembrava quasi che vi dovevano iscrivere alla palestra a fare ginnastica, no? Altro che flessibilità. Noi abbiamo milioni di lavoratori e lavoratrici, non di 20 anni che stanno entrando nel mercato del lavoro, ma di 50 anni che sono precari. Noi abbiamo bisogno di una ricostruzione del pubblico del nostro paese. Allora può darsi che noi avremo meno occupati nell'industria del ciclo degli idrocarburi e del fossile? Possibile. Ma magari ce l'avremo nelle energie rinnovabili. Allora io mi domando, perché ogni anno noi spendiamo 18 miliardi di incentivi alle fonti fossili, 18 miliardi, e se non è meglio che li spendiamo magari per colmare il gap della nostra sanità per quanto riguarda la disponibilità di medici, di infermieri, di strutture, di assistenza domiciliare, di tutto ciò che, di sicurezza sul lavoro, di ispettori del lavoro. Cioè, vi do un dato. L'Italia, secondo tutti gli studi, ha da 1 milione a 1,5 milioni di dipendenti pubblici, e quando parliamo di dipendenti pubblici non parliamo, come dicono loro, di fannulloni, parliamo di vigili del fuoco,
di infermieri, di tutte le funzioni che servono per consentire il vivere di una comunità, beh, noi ne abbiamo un complessivamente persino di guardie carcerarie. È capitato, mi sono occupato, noi ci occupiamo anche di carcere, perché ci occupiamo sia di mandare in galera i corrotti, ma anche di fare in modo che il carcere sia un luogo di rieducazione e non di martirio o di esclusione. Capita un caso in cui c'è una persona appena arrestata che si suicida in cella, si va a chiedere come mai non fosse sorvegliata come dovrebbe essere secondo i regolamenti, ci dicono perché non c'era il personale. Persino nelle carceri mancano 600.000 agenti di custodia. Allora, se questa è la situazione, noi dobbiamo rivedere le priorità del nostro paese. Abbiamo bisogno di costruire un'agenda totalmente diversa dall'agenda Draghi, che è condivisa dalla Meloni, come era condivisa da Letta, e abbiamo bisogno invece di un'agenda costituzionale. Durante la campagna elettorale ci hanno preso in giro a noi Unione Popolare, hanno detto che la nostra era l'agenda Robin Hood, noi la rivendichiamo, noi siamo per l'agenda Robin Hood e proponiamo per esempio un piano per l'assunzione di 1 milione di persone nel pubblico, finanziando, tassando i ricchi di questo paese, perché in questo paese c'è un sacco di gente che ha un sacco di soldi e paga meno tasse dei lavoratori e delle lavoratrici, e questo, badate bene, è scritto nella Costituzione della Repubblica Italiana. Abbiamo bisogno di una svolta nel senso della fine della precarietà del lavoro, abbiamo bisogno di una svolta nel senso della lotta alla povertà. Io trovo che sia incredibile quello che sta accadendo. Noi abbiamo al governo un eco mostro, Giorgia Meloni e la sua congrega, dicevano prima gli italiani, la traduzione era prima gli italiani ricchi, perché mi pare che verso i poveri invece l'atteggiamento non sia quello della solidarietà. Vi ricordate quando dicevano che non possiamo aiutare gli immigrati perché dobbiamo pensare agli italiani poveri? Ve lo ricordate? Quante volte hanno detto no, noi pensiamo a chi ha bisogno, eccetera, eccetera, non possiamo aiutare a quelli che arrivano da fuori. No, questi fanno annegare quelli che arrivano da fuori e annegano i poveri di casa nostra. Ora, per dirne una, nel nostro paese la difesa del reddito di cittadinanza è poco, noi lo dobbiamo estendere perché troppa gente è esclusa dal reddito di cittadinanza. Chiunque ha una persona con disabilità in famiglia o una persona anziana non sufficiente, autosufficiente, non ha un reddito per aiutarsi, sa che rimane sola in questo paese. Noi abbiamo bisogno di ricostruire lo stato sociale del nostro paese e questo è lavoro. E sarebbe lavoro anche fare altro. Vedete, negli ultimi anni ci hanno detto che non si poteva fare una politica sociale né una politica ecologica perché non ci avrebbero resi competitivi sul piano economico. Dato il declino che vive la nostra economia, io inviterei a rivedere tutto il punto di vista che ci è stato proposto. Perché adesso noi siamo arrivati al fatto che dobbiamo abolire il reddito di cittadinanza perché altrimenti la gente non va a lavorare per 500 euro. Un modello di sviluppo totalmente sbagliato. Tant'è vero che è diventato sovversivo chiedere, come noi facciamo con la legge di iniziativa popolare che vi chiedo a tutti, se non l'avete ancora fatto, di firmare, di fissare per legge il salario minimo, è diventata un'idea che sembra folle. Ora, sia un reddito per i disoccupati e gli indigenti, sia un salario minimo, ci sono in tutti i paesi europei. Il problema non è il salario minimo, non è il reddito di cittadinanza, è la classe dirigente di questo paese. È la dittatura dei ricchi e dei privilegiati che abbiamo vissuto nell'ultimo trentennio, da quando tanta parte della sinistra è passata all'altro lato della barricata. Io cito solo un esempio, tutti si sono riempiti la bocca della dipartita del cavalier Berlusconi, era ancora cavaliere, credo dopo la condanna aveva perso, insomma, di Silvio Berlusconi. Condoglianze, tutto va bene, lutto di Stato, eccetera, eccetera, tutti a parlare di sta benedetta eredità. I figlioli, la badante, quello che non ha parlato in carcere per 7 anni ha avuto 30 milioni di euro per
premio fedeltà, no? Per la bocca chiusa. L'unica cosa che non ci hanno spiegato, quanto pagheranno di tasse su quella mega eredità e quanto avrebbero pagato se Berlusconi viveva in Francia, in Germania, in Olanda, in un altro paese europeo. Nessuno. Io spero che lo faccia report quando, se non lo chiudono. Cioè nessuno ci ha detto, nella stessa situazione in Germania avrebbero pagato tot, in Italia pagheranno tot, in Inghilterra avrebbero pagato tot, non me l'ha spiegato nessuno. Smentitemi se avete visto una trasmissione che ha approfondito il tema. Perché se no sarebbe venuto fuori che nel resto di Europa, quella che ci additano come esempio, avrebbero pagato 10 volte quello che pagano in Italia. Allora noi dobbiamo dire forte e chiaro che noi ci possiamo permettere il reddito di cittadinanza, ci possiamo permettere il salario minimo, ci possiamo permettere l'ecologia, ci possiamo permettere lo Stato sociale, non ci possiamo permettere i privilegi per i più ricchi e i prepotenti. E abbiamo bisogno invece di ribaltare le priorità di questo Paese, tutte. Se fossimo un paese serio, abbiamo 600.000 famiglie, forse anche più, che sono in graduatoria, cioè che hanno già assegnata la casa popolare, soltanto che non si costruiscono case popolari oramai da decenni. Fai il PNRR, santo cielo, fai un piano per fare ste benedette case popolari o recuperare il patrimonio edilizio pubblico dismesso e assegnare le case alla gente, o no? Guardate, non è che ci vuole Lenin, lo faceva Fanfani, santo cielo. L'Italia è andata talmente a destra che invece neanche questo si può fare più. Uno si sarebbe aspettato un piano per rilanciare la sanità pubblica sul serio. Invece noi abbiamo nel DEF fatto da Draghi e ce lo abbiamo nella manovra della Meloni per i prossimi anni il taglio drastico della sanità, della spesa sanitaria, quando già oggi i dati dicono che siamo 15 miliardi sotto rispetto al fabbisogno. Stiamo andando verso la distruzione del servizio sanitario pubblico nel nostro paese. E questo c'entra con l'ecologia? Io credo assolutamente di sì. C'entra col TAV? Certo che c'entra. C'entra col ponte sullo stretto? Certo che c'entra. Perché un paese dovrebbe decidere le sue priorità a partire dagli interessi della maggioranza della popolazione, dalla possibilità di rendere esigibili i diritti costituzionali di ognuno di voi, di ognuno di noi, e non dalle richieste che arrivano da ristrette lobby di potere. Perché noi sappiamo benissimo come è nata un'opera come il TAV in Val di Susa, e qui non c'è manco bisogno che ci dilunghiamo perché sono 30 anni che se ne parla, e lo sappiamo da dove nasce il ponte sullo stretto. E se vi posso ricordare una cosa, io credo che sia molto emblematico che adesso è stato nominato come supervisore del progetto del ponte sullo stretto Gianni De Gennaro, che era il capo della polizia quando fummo massacrati di botte lacrimogeni e sparatorie a Genova nel 2001. Gente che ha fatto carriera col centrodestra e col centrosinistra. E io vorrei dire una cosa, ci dicono non possiamo fare la svolta ecologica perché non ce la possiamo permettere. Quanto avete pagato di bolletta negli ultimi 2 anni? Perché avete pagato di più le bollette? Non le avete pagate per la guerra. Perché chi ha buona memoria si ricorderà che le bollette sono cominciate a aumentare prima dell'invasione dell'Ucraina. Nell'estate precedente già erano aumentate del 20%+. Vi ricordate? Noi abbiamo subito in questi anni l'erosione del nostro potere d'acquisto, siamo stati derubati. E l'economia stessa è stata messa in crisi perché un settore che prima era gestione pubblica e al di fuori dei meccanismi del mercato è stato in tutta Europa privatizzato e consegnato alla borsa, alla finanza e alla speculazione.
noi siamo stati derubati perché i costi dell'energia sono aumentati, perché in una borsa nel nord Europa ci sono oramai i futures sull'aumento delle bollette nostre. Ma vi rendete conto? Noi siamo arrivati a un capitalismo che è talmente strapotente e strafottente che ci porta in guerra alle soglie della guerra nucleare, che ci deruba in maniera plateale. E guardate bene, mi hanno derubato due volte, non solo con gli aumenti delle bollette, ma anche quando il governo ha detto metteremo 10, 20 miliardi, 40 miliardi per fermare gli aumenti. Quei 20 miliardi, quei 40 miliardi, di chi erano? I vostri. Erano i soldi delle vostre tasse. Ora, quando io sento dire che non possiamo investire sulle rinnovabili, non possiamo fare la riconversione ecologica dell'economia, non possiamo fare dei piani che prevedano che ci sono dei settori in cui diminuisce l'occupazione, dobbiamo fare in modo che quelle lavoratrici e quei lavoratori siano immediatamente rimpiegati in altri settori in cui serve la loro competenza, il loro saper fare, il loro lavoro, ci stanno prendendo in giro. Vi ricordate? Ci hanno tolto la scala mobile, ci hanno tolto tutti i diritti dei lavoratori, perché se no cresceva l'inflazione, e una volta l'inflazione c'era perché crescevano troppi gli stipendi e i salari, perché la gente scioperava, mo cresce perché ci derubano e se ne fregano. Allora davvero, compagni e compagni, noi dobbiamo costruire una grande unione popolare, dobbiamo mettere insieme chi è contro la guerra, chi è contro la devastazione ecologica, chi è per la sanità pubblica, chi è per i diritti del lavoro, chi è contro la corruzione, diciamolo forte, corruzione. Perché noi qui parliamo di affari fatti non come un tempo inventandosi qualcosa, aprendo un'impresa, l'innovazione. Qui parliamo di miliardi su miliardi fatti con l'appropriazione delle risorse pubbliche. A pochi chilometri da qua è crollato un ponte con 43 morti, più della strage di Piazza Fontana. Grazie alla privatizzazione delle autostrade, anche quella a cui votammo contro solo noi di Rifondazione Comunista, in cui uno che faceva le maglie ed erano pure carine, Benetton, gli hanno dato le autostrade e ha incassato un sacco di soldi e non ha fatto la manutenzione. Io la chiamo strage di Stato, perché uno Stato che consente una cosa del genere è complice. E guardate bene che cosa è accaduto dopo. Che cosa è accaduto dopo? Dopo la strage. Noi, loro, con i soldi vostri, hanno ricomprato le azioni da Benetton. 9 miliardi. Ci avete presente? 9 miliardi di euro. Non è che ci siamo ripresi la concessione. Poi tu dici, vogliamo fare l'ecologia? No, non ci sono le risorse, non si può fare, no, non siamo matti. Vogliamo creare lavoro buono nei settori in cui serve? No, non si può fare, non ci sono i soldi. Non accettiamo più questi ricatti e cerchiamo di recuperare la forza popolare per riaffermare i nostri diritti. Non c'è nessuno scontro tra ambiente e lavoro, c'è tra capitale, lavoro e ambiente. Perché quando il profitto viene prima dei diritti delle persone, viene prima anche dei diritti della natura. E badate bene, non me lo sto inventando io. Karlo Marx scrisse che la ricchezza del capitalismo si basa sullo sfruttamento del lavoratore e sullo sfruttamento della natura. E che lo scopo del socialismo non è solo evitare lo sfruttamento di chi lavora, ma anche evitare che un'economia volta solo al profitto distrugga anche la natura, cioè le condizioni per la riproduzione della vita sulla nostra terra. E quindi io credo che noi abbiamo il dovere di essere fino in fondo ambientalisti e ecologisti, così come dobbiamo essere fino in fondo schierati a difesa dei diritti di chi lavora e contro un capitalismo di rapina. Anche se in questi anni siamo rimasti in pochi, io credo che le cose che proponiamo possono conquistare il consenso della maggioranza delle cittadine e dei cittadini. E se le voci come la nostra vengono oscurate è perché non vogliono che verità che milioni di persone
potrebbero condividere con noi vengano dette alla gente, alle persone che vengono invece invitate a una guerra, ieri contro gli immigrati, oggi contro i presunti fannulloni. Se ci sono fannulloni in Italia si chiamano Giorgia Meloni e Salvini, che stanno eletti da qualche parte da quanto ci avevano 20 anni, non è che sono stati nelle miniere, mentre a Napoli e nel sud Italia o nelle nostre città c'è tanta gente che non ha lavoro perché c'è la disoccupazione. E proprio qui io so quanti tra di voi hanno un'origine come me meridionale. E non vi fa incazzare quando esce uno come Salvini e cioè il boom economico si è fatto con i lavoratori del meridione venuti al nord, e sentirci dire che il meridione d'Italia è fatto di gente che non vuole lavorare e poi loro vanno in meridione a fare gli accordi con i mafiosi a Palermo di Dell'Utri, con i camorristi in Campania, con gli 'ndranghetisti al sud e al nord per prendere i voti. Beh, noi rappresentiamo il meridione di quelli che sono immigrati per lavorare, non per portare ad Arcore i soldi da riciclare. Grazie Maurizio. E come abbiamo detto all'inizio del dibattito, se ci sono domande, considerazioni da parte del pubblico, abbiamo ancora un po' di tempo per un eventuale altro breve giro di risposte. Quindi solleciterei chi volesse appunto fare considerazioni o domande, credo di avvicinarsi qui perché il microfono è qui. Ah no, ecco, c'è la possibilità di un microfono più disponibile, diciamo.